Pietro, perché intanto irrompe la notizia degli arresti domiciliari dei genitori di Matteo Renzi. Tra l'altro in un'inchiesta che La Verità aveva lanciato per prima, anzi mi sembra l'avessi lanciata dal tuo giornale precedente. Che impatto può avere questo sulla vicenda del PD? Beh, è un impatto abbastanza devastante perché alla fine poi Renzi, e come diceva poco fa anche da Milano, moltissimi esponenti del Partito Democratico stanno dicendo che è in atto un complotto. Prima premettono, come sempre fanno quasi tutti i politici, noi abbiamo grande fiducia nella magistratura, però questa operazione è stata fatta contro Renzi perché stava presentando un libro. È un provvedimento abnorme, dice Renzi, e tutti gli altri gli vanno dietro sostenendo la stessa cosa, mentre l'arresto per bancarotta, basta scorgere tante altre inchieste in altre procure, è un'operazione che viene fatta abitualmente. Ci sono delle vicende che evidentemente richiedono di essere chiarite, ma perché il PD improvvisamente, dopo essere stato quello che sosteneva i magistrati, adesso si schiera contro i magistrati, dicendo che si è ovviamente rispettosi della magistratura, ma la magistratura forse addirittura ha imbrogliato le carte sarebbero addirittura false. Lei da che parte sta? Sta con Renzi oppure decide di stare con quella che era la vecchia linea del Partito Democratico? Intanto vediamo se si prepara Piercamillo Davigo, che ne avrà da dire al riguardo, immagino. Prego, Zingaretti. No, io non ho mai creduto nella mia vita alla teoria del complotto della magistratura e non cambio opinione, così però come sono sempre stato garantista. E quindi in questi momenti delicati, rispetto al rischio di una lapidazione politica e mediatica, vanno detto delle cose molto, con molta chiarezza. Uno, Matteo Renzi non c'entra nulla con questa inchiesta, non ha nessuna accusa. Secondo, c'è un'accusa nei confronti dei suoi familiari e l'accusa in questo benedetto paese, fino a prova contraria, non è una condanna. E questo ce lo dobbiamo dire proprio in queste ore. E lo dobbiamo dire parlando di lapidazione mediatica. Aspetti, Belpietro, ora le do la parola. Aspetti, mi permetta, e lo voglio dire anche in questo momento parlando di lapidazione mediatica, perché ho visto che di fronte alla villa di Rignano di questi due signori già ci sono le telecamere e credo anche della TV di Stato. Allora io trovo brutto che si vada di fronte alla villetta con le telecamere. Mi domando perché non vanno davanti alla casa di Matteo Salvini, che da un processo è scappato e nessuno gli va a chiedere con le Matteo telecamere. Salvini l'abbiamo intervistato direttamente voi ed è giusto che le telecamere vadano dovunque. Voi sì, ma non si va davanti a due persone creando un caso e dicendo che quello è il tema politico. Vabbè, però perché vanno non è seguiti i stato fatti, eh. sotto accusa. Ingheretti, Belpietro, prego. Mi perdoni, ci sono due persone che sono state arrestate. Certo. E quindi è naturale, succede sempre che le televisioni vadano davanti alla casa delle persone arrestate. E No. se c'è qualcuno che sta strumentalizzando questa vicenda, beh, quello è il suo partito. Guardi, le ho Perché nessun ripetuto, altro ha ma io non ho detto problemi a di dire. ritenere colpevole Renzi o di ritenere colpevoli altre persone. Tutti invece all'interno del suo partito stanno dicendo che c'è un complotto. Quindi è la magistratura, visto che è la magistratura che sta agendo contro il PD? Io Allora, voglio sapere risposta quello. di Zingaretti, poi Sì ho o una no? domanda per Massimo Giannini e torniamo da tutti, quindi non vi accavallate. No, Prego, i Zingaretti. parlamentari di 5 Stelle sono usciti da quella commissione, nella quale peraltro per la prima volta nella storia hanno ammesso che si sono pronunciati su un'autorizzazione non sulla base della lettura dei documenti, ma di un voto popolare avvenuto in maniera Ma peraltro perché non opaca risponde dei alla mia 5 Stelle. domanda? Aspetti, Sto faccio una domanda, parlando, io mi Pietro. riferisco al fatto che quei parlamentari uscendo hanno fatto la mossa delle manette ad altri parlamentari. E questo è quello che fa saltare i punti di equilibrio della civiltà giuridica in questo paese. Allora, aspetta.